Allora, ragazzi, buongiorno. Oggi parleremo di oscilloscopio numerico. L'oscilloscopio è probabilmente il più diffuso strumento per misura e visualizzazione di grandezze elettriche. Perché ci consente, come vedremo, sia di fare misure nel dominio delle ampiezze, cioè ci consentirà di poter misurare valori massimi e quindi poi eventualmente valori efficaci ed altri parametri di ampiezza dei segnali che andiamo a visualizzare, ma ci consente anche di fare delle misure nel dominio del tempo, cioè ci consente di misurare periodi, frequenze di segnali. In altri ambiti della strumentazione avremo teoricamente strumenti sia di tipo analogico, sia di tipo digitale o numerico. Da parecchi anni gli oscilloscopi analogici non sono più a catalogo degli venditori di strumenti. Ne trovate ancora molto senso dedicare del tempo alla descrizione dell'oscilloscopio analogico, quindi diciamo ci soffermeremo esclusivamente sull'oscilloscopio di tipo digitale. Vi dicevo che è uno strumento che ci consente di misurare andamenti di grandezze elettriche. In realtà il discorso è. Sì, continuate a vedere, no? Il video del computer si era disattivato. Vi dicevo che ci consente di misurare andamenti di grandezze nel tempo. In realtà, tecnicamente, è uno strumento che mi consente di visualizzare andamenti di tensioni nel tempo. E allora, come mai parlo di possibilità di misurare grandezze? Ma perché abbiamo visto come sia abbastanza semplice. Volendo misurare, visualizzare una corrente, sia semplice trasformarla in tensione, perché basta far passare la corrente su una resistenza di valore noto e a quel punto avrò un andamento che a meno di un fattore di scala è l'andamento della corrente nel tempo. Ma analogamente posso immaginare di avere a monte dell'ingresso dell'oscilloscopio un circuito di condizionamento qualunque che trasforma una grandezza fisica in tensione. Quindi, salvo avere a monte qualcosa che trasforma in tensione, poi uso l'oscilloscopio per vedere grandezze di vario tipo. Visualizzazione di tensioni nel tempo, vediamo qual è l'architettura generale di un oscilloscopio. E poi numerico, e poi ci soffermeremo su alcune problematiche che ci aiutano nel suo utilizzo. Allora, essendo uno strumento numerico, il suo cuore è un convertitore analogico-digitale. Quindi sicuramente dovrò avere un convertitore AD. Quale dei convertitori AD che abbiamo visto ieri? Sicuramente quelli più veloci. Quindi andiamo sicuramente sui convertitori di tipo parallelo, di tipo serie parallelo, o anche ulteriori evoluzioni rispetto a questi convertitori, su cui non ci soffermiamo, ma ci sono altri convertitori che consentono di avere prestazioni ancora più elevate rispetto a quelli di tipo parallelo. Quindi questo ci consente di passare dalla misura analogica alla grandezza digitale. La grandezza digitale che mando in una memoria. Sul dispositivo abbiamo varie memorie. Qui per capire quale memoria intendo è quella che prende il nome di memoria di acquisizione, dove vado a scaricare i dati
una volta trasformati da analogico a digitale. Questo convertitore, come tutti i convertitori analogico-digitali, gestisce tensioni che sono all'interno di un certo campo di valori. Quindi sicuramente ho dei circuiti d'ingresso che devono in qualche modo adattare il segnale agli stadi successivi. Quello che c'è fino al convertitore AD prende in generale il nome di canale verticale dell'oscilloscopio. Perché? Perché siccome io l'obiettivo dell'oscilloscopio è quello di visualizzare su uno schermo l'andamento di un segnale nel tempo, ho un asse delle ordinate e un asse delle ascisse. L'asse delle ordinate è l'asse verticale e quindi quello che riguarda le tensioni prende il nome di canale verticale. Il primo blocco che trovo è un blocco di coupling. Coupling sta per accoppiamento e non è nient'altro che un selettore che mi consente di far passare agli stadi successivi o il segnale così com'è. Questo si chiama direct coupling, DC. Oppure il segnale passa agli stadi successivi tramite un accoppiamento di tipo alternate coupling. Il fatto di avere DCAC non deve farvi... spesso si usano DCAC per corrente continua e corrente alternata. Qua invece il C sta per coupling, questo è un direct coupling, questo è un alternate coupling. Qui vedremo, può essere comodo dire aspetta, ma io voglio un attimo mettere a punto il mio convertitore, fatemi mettere in ingresso un segnale pari a zero. Ok? Quindi questo accoppiamento può collegare o direttamente l'ingresso agli stadi successivi o metterci un condensatore in serie oppure mandare agli stadi successivi tensione zero. Perché può essere comodo mettere un condensatore in serie? Intanto un condensatore in serie che fa? Un condensatore ideale rappresenta un ideale filtro bassa-alto. Blocca la continua, perché la continua ha frequenza zero e quindi un'impedenza 1 su omega C è infinita, quindi la continua viene bloccata. Perché può essere comodo bloccare la continua? Immaginate di voler visualizzare sullo schermo un segnale fatto così, dove c'è una continua e un'alternata sovrapposta. Allora, dopo aver misurato magari l'ampiezza di questa componente continua, mi può essere più utile elevare questa continua e utilizzare tutto lo schermo per vedere bene questa componente alternata. Quindi levo la continua e posso poi gestire in questi stadi successivi il segnale. Allora, dopo il coupling ho un circuito di attenuazione. Questo è un circuito, in realtà prende il nome di attenuatore compensato, perché vediamo tra un attimo che cosa intende. Allora, perché mi può essere utile attenuare? Questo è uno strumento, il convertitore, abbiamo detto, vuole tensioni interne alla sua tensione di fondo scala, e quindi se questa tensione di fondo scala è 5 volt, 10 volt, io devo portare tensioni più alte all'interno di questo range. Il modo più semplice per attenuare è quello di ricorrere a un partitore resistivo.
se voi volete attenuare un segnale, immaginiamo, se volete attenuare di 10, voi mettete una resistenza 9, una resistenza 1 e la tensione V con 2 rispetto alla tensione V con 1, V con 2 sarà V con 1 diviso 10, diviso R1 più R2, moltiplicata, questa è la corrente, moltiplicata per R2. Quindi nel caso in cui, l'esempio in cui ho fatto, la tensione V con 2 sarà 10 volte più piccola della tensione V con 1. Ovviamente posso creare attenuazioni un decimo, un centesimo, un millesimo, quanto vuoi. Perché parlo di attenuatore compensato e non di semplice attenuatore resistivo? A valle dell'attenuazione io ho sempre necessità anche eventualmente di amplificare. Perché? È perché sappiamo che la tensione, abbiamo detto, deve essere tra 0 e 10 volt, ma se la tensione è 1 millivolt me la trovo tutta all'interno del mio LSB, quindi non la riesco a misurare correttamente. Quindi mi serve anche poterla amplificare. Gli amplificatori, che sono poi quei blocchi che vi ho descritto nelle lezioni precedenti, hanno una caratteristica, sono caratterizzati anche da una capacità parassita. Cosa succede se io ho qui una capacità? La capacità ha un'impedenza 1 su omega C ed è un'impedenza che varia al variare della frequenza. Allora, avviciniamoci così pian piano a che cosa io mi aspetto da un oscilloscopio, perché io vi ho disegnato un segnale sinusoidale e lo vedo sullo schermo in maniera tale da vederlo proprio come nella realtà. Ma immaginiamo di avere un segnale in ingresso che abbia un certo contenuto spettrale. Ha sia delle armoniche a 100 Hz, a 1 kHz, a 1 MHz, 100 MHz, a varie componenti spettrali, un segnale strano. Io lo voglio vedere sullo schermo identico a come nella realtà. Che vuol dire? Vuol dire che questo rapporto di attenuazione K R2, R1 su R2 deve essere costante per ogni frequenza del mio segnale. Allora, siccome in realtà qua io non dovrei scrivere R2, R1 su R2, ma dovrei scrivere Z2, se questo Z2 non è costante con la frequenza, io ho un rapporto di attenuazione che varia al variare della frequenza. Per cui ho qualche armonica che viene attenuata di più, qualche armonica di meno, e quello che vedo sullo schermo non rappresenta quello che è nella realtà del mio dispositivo, del mio segnale da misurare. Allora, poiché qua ci sta una capacità parassita, l'attenuatore compensato si basa sull'idea di metterci una capacità io, C con 2, e una capacità qua C con 1. Allora, questa capacità C con 2 è in parallelo con C con P, e faccio in maniera tale che ci con capacità in parallelo, vi ricordate, il parallelo di più capacità è pari alla somma delle capacità. Quindi voglio che C con 2 più C con P è circa uguale a C con 2. E questo è facile perché la capacità parassita sono comunque dei picofarad, quindi basta mettere una capacità che non sia troppo piccola. Quindi in questo modo, anziché avere una capacità che non conosco, metto una capacità che conosco. Allora vediamo se riesco a fare in modo tale che questo rapporto di attenuazione sia lo stesso per tutte le frequenze. Cioè io voglio che Z2 tratto Z1 più Z2 sia costante per ogni F. Allora potrei sicuramente... Questo lo posso dimostrare in due modi, qual è la condizione che devo realizzare. Potrei scrivere questa impedenza e imporre che sia
costante a variare la frequenza, il modo più semplice per trovare la soluzione che io voglio è considerare i casi estremi. Se la frequenza è zero, quanto vale questo rapporto? Se la frequenza è zero, questo rapporto vale R2, R1 più R2. Se la frequenza è molto alta, questo rapporto è dato solo nel circuito, si vengono viste solo le capacità. E quindi quel tipo di partitore viene C con 1, C con 1 più C con 2. Dire che sono uguali vuol dire che l'impedenza alle frequenze nulle, alle massime frequenze, è uguale. Cosa deriva da questa condizione? R2 C con 1 più R2 C con 2 uguale R1 C con 1 più R2 C con 1. R2 C con 1 e R2 C con 1 se ne vanno. La condizione che deve essere realizzata, Vincenzo. Posso prendere un attimo? Certo. La condizione quindi che devo realizzare per ottenere un attenuatore compensato è R con I, C con I uguale costante. Se io creo dei cappi RC in maniera tale che R per C sia sempre lo stesso, io faccio in maniera tale che il rapporto di attenuazione sia lo stesso qualunque siano le frequenze, e quindi realizzo questa caratteristica di poter attenuare in maniera omogenea tutte le frequenze contenute nel mio segnale. Poi dovrò avere un amplificatore che fa lo stesso, cioè che ha una caratteristica di amplificazione con costante, con valore costante qualunque sia la frequenza, e a questo punto posso andare alla conversione analogico-digitale. Ovviamente intendo conversione analogico digitale il processo che avete visto con il professore Capriglione di campionamento e conversione. Allora, un elemento di completamento di questo circuito è sicuramente rappresentato dal circuito di trigger che abbiamo descritto quando parlavamo del contatore, ossia sul segnale in ingresso viene effettuata un'operazione di generazione di trigger che ha in questo caso nell'oscilloscopio un'importanza notevole, perché è l'elemento che ci dà il riferimento temporale dell'operazione di misura che sto facendo. Lo capiremo meglio tra breve. Questo generatore di trigger ha una serie di intersezioni logiche con la memoria di acquisizione. Cosa dobbiamo aggiungere a questo schema di massima? Ebbene, una volta che i dati sono diventati dei numeri, questi dati possono essere veicolati in un opportuno bus. Il termine bus l'avete sentito più volte in informatica, è un insieme di fili su cui girano dati e comandi. Sicuramente nel bus portiamo i dati della memoria di acquisizione, abbiamo sicuramente perlomeno una memoria di visualizzazione, abbiamo sicuramente sul bus afferisce un microprocessore. Signori, se il multimetro, anche i multimetri più, diciamo, più raffinati, hanno all'interno un vero e proprio computer, un vero microprocessore, l'oscilloscopio è ancora più vicino a un computer di quanto non siano i multimetri. Addirittura nei periodi in cui
in cui c'erano ancora le unità a dischetto, negli oscilloscopi trovavate i dischetti, trovavate sistemi operativi tipo Windows e quant'altro. Adesso la logica è diventata un po' diversa. Comunque sicuramente avete le unità di I.O. Avete la possibilità non solo di portare la vostra informazione di misura, il vostro andamento del segnale sullo schermo, ma anche esistono una serie di porte a secondo degli oscilloscopi e delle maggiore o minore anzianità dell'oggetto. Avete porte che vanno dalle porte seriali alle porte parallele di una volta verso le porte USB, che oramai sono diventate in qualche modo l'interfaccia unificata di collegamento tra dispositivi e computer. Quello che volevo sottolinearvi è che mentre se voi andate a prendere proprio lo schema elettrico di un multimetro e lo confrontate con lo schema a blocchi che abbiamo visto la volta scorsa, sia l'architettura del multimetro sia il convertitore a doppia rampa, voi trovate con un po' di complicazione, ma trovate quel circuito, cioè trovate l'amplificatore, trovate resistenze, capacità, trovate il comparatore e quant'altro. Questo circuito ha valenza maggiormente di tipo logico, cioè all'interno dell'oscilloscopio trovate delle realizzazioni che sono poi estremamente variabili e complesse a secondo del costruttore. Allora, per capire come funziona l'oscilloscopio dobbiamo ragionare fondamentalmente su due aspetti. Un aspetto è legato alle modalità con cui funziona il convertitore analogico digitale e un altro le modalità con cui l'oscilloscopio gestisce la memoria. Io partirei dalla memoria di acquisizione e farei con voi una serie di ragionamenti su come questo dispositivo utilizza la memoria. Intanto vi evidenzio che questa zona dello strumento è una zona che deve funzionare alle massime frequenze a cui voi volete far funzionare lo strumento, non so, 500 MHz, e lui deve poter trattare segnali a 500 MHz, lui deve poter convertire segnali a 500 MHz, lei deve poter essere scritta ad una velocità pari a un dato ogni 1 su 500 MHz. Questa zona qui è una zona che può funzionare in maniera più lenta. La parte di memoria di visualizzazione vuol dire mandare dei dati su un display e quindi è un discorso molto più, diciamo, con dinamiche diverse. Ok? Allora, quello che vi sentite dire, sia trovate nei testi e anche in altre occasioni, è che la memoria di acquisizione di un oscilloscopio è una memoria di tipo circolare. Se qualcuno di voi ha conoscenza di come sono fatte le memorie tutto sono canali che sono circolari, cioè sono una serie di registri dove io posso andare a caricare i miei dati. Allora perché si fa questo discorso di memoria circolare? Si fa questo discorso di memoria circolare perché immaginiamo che la memoria a nostra disposizione sia data da n locazioni di memoria. Quando andate a comprare un multimetro, che cosa chiedete? Chiedete quante cifre volete, un multimetro 5, 6 cifre, e quant'è l'incertezza che questo multimetro vi garantisce. Quando andate a comprare un oscilloscopio, l'oscilloscopio oggi si compra per banda passante e per memoria. Banda passante vuol dire, benissimo, è fino a quanti segnali, fino a che frequenza posso gestire? Fino a 200 MHz, 1 GHz,
e così via. N è importante perché mi dice se io posso gestire fino a acquisire fino a 1000 punti, 10.000, 100.000. Quindi, ma comunque il numero di punti è un numero finito. Allora io come carico questa memoria? Metto il dato nella locazione 1, poi lo metto nella locazione 2 e riempio la memoria. Cosa succede quando la memoria è finita? Riscrivo sul punto più vecchio. Ecco perché c'è questa visione di memoria circolare. Mi dà chiaramente l'idea che una volta che è finita e mi ritrovo sul punto precedente e vado a scrivere. Cosa vuol dire che io, immaginiamo che quello che sto mettendo in memoria lo vedo sullo schermo. Allora che vuol dire? Che io sto, prendo i punti e li disegno sullo schermo. Li disegno sullo schermo. Dire che io butto il primo punto e aggiungo il nuovo equivale a dire che io sto facendo slittare questo segnale verso sinistra. Quindi se la memoria di acquisizione funzionasse poi strettamente collegata alla memoria di visualizzazione, io vedrei sullo schermo un segnale che non è mai fermo, ma un segnale che scorre verso sinistra. Un segnale che scorre non è un segnale su cui posso fare delle misure. A me serve un segnale fermo. Che vuol dire? Vuol dire, ma mica il mio, la grandezza che devo misurare è ferma. Vuol dire che l'oscilloscopio deve fare delle fotografie del segnale, cioè deve scegliere di vedere una certa finestra temporale del segnale e me la deve lasciare sullo schermo ferma. Allora, ferma che vuol dire? Che mi fa un'acquisizione e me la lascia sullo schermo? No. Se ho un segnale ripetitivo, io che devo fare? Acquisire una fotografia del segnale, mandarla in memoria, proseguire l'acquisizione. Quando ho la fotografia successiva, la devo andare a rimettere sopra la fotografia precedente, perché se il segnale è ripetitivo, io ho questa possibilità di fare foto successive, la persona sta ferma, vari scatti, il segnale lo vedo sempre fermo. Come faccio a fare questo fotomontaggio? Cioè come faccio a piazzare i dati sempre nello stesso posto? Mi serve un riferimento temporale. Mi serve il generatore di trigger. Generatore di trigger che è dotato come nell'altra trigger level e trigger loop, due comandi di trigger level e trigger loop. Questi due comandi decidono da che punto iniziare a visualizzare il segnale. Immaginiamo che lo iniziamo a visualizzare dal punto con valore 0 e pendenza positiva. Vuol dire che io riempio tutta la memoria e una volta che la memoria è riempita, mi fermo. La passo nella memoria di acquisizione e riprendo a prendere i punti. Da dove? Dal livello di trigger. Cioè fin quando non mi arriva l'impulso di trigger io non inizio ad acquisire. Altrimenti metterei qui dei punti diversi e quando andassi a rimettere la fotografia sulla memoria, in quel caso non avrei, nel caso che vi dicevo prima, vedevo il segnale che scorreva. Nel caso in cui io viceversa vado a rimettere segnali successivi sopra, vedete il segnale che si sposta. Una volta faccio una foto, un'altra volta inizia dal massimo, un'altra volta inizia a metà, e dipende dal tempo che io impiego, che perdo nel passare il segnale in memoria e riniziare ad acquisire. Questo istante di trigger può essere posizionato in qualunque punto della mia finestra di acquisizione, all'inizio, al centro, alla fine, ma nei nuovi oscilloscopi in un qualunque punto. Immaginiamo
che io voglio visualizzare m punti prima del trigger e n-m dopo il trigger. Che vuol dire? Allora iniziamo a effettuare la mia acquisizione. Prendo un punto, prendo un altro e arrivo fino a questi, immaginiamo sono m. Arrivo fino a qui e ancora questo impulso di trigger non è arrivato. Sono prima del trigger, sto aspettando questo evento. L'evento non è ancora arrivato. Che faccio? Butto il primo punto e ne prendo uno nuovo, perché io rispetto al trigger posso prendere, immaginiamo, 50 punti prima. Se io ho preso 50 punti e il trigger non è ancora arrivato, devo buttare il più vecchio e prendere il più nuovo, buttare il più vecchio e prendere il più nuovo, buttare il più vecchio e prendere il più nuovo, fin quando non mi arriva il trigger. Allora, fin quando non mi arriva il trigger, queste m locazioni scorrono, nel senso che il più vecchio lo perdo e prendo il più nuovo. Il più vecchio prendo, prendo il più nuovo. A un certo punto arriva il trigger. A questo punto posso prendere i punti successivi, che saranno m-n, arrivo fino a qui e mi fermo e passo questo set di n dati, li passo alla memoria di visualizzazione, che quindi mi visualizzerà sullo schermo il mio segnale. Immaginiamo di aver scelto 0 positivo e di avere dei punti prima e dei punti dopo, vuol dire che io farò una cosa del genere. Immaginiamo. Qua sono 50 punti prima e qua un segnale dopo. Come sto utilizzando, come sto gestendo la memoria pre-trigger? La memoria pre-trigger viene gestita in modalità FIFO. First in, first out. Quando arriva il punto oltre M e non è ancora arrivato il trigger, butto il più vecchio. Quindi il first, quello che è entrato per prima, è il primo che vado a buttare. Al momento in cui arriva l'impulso di trigger, questa zona di memoria funziona in modalità sequenziale. Cioè carico i punti uno dopo l'altro fin quando non saturo gli m punti. Quindi quando all'esame vi chiedo come funziona la memoria di un oscilloscopio numerico, quasi sempre lo studente medio mi dice la memoria è una memoria circolare che funziona in modalità FIFO. Non è corretto. È una memoria, logicamente una memoria circolare, questo può andare bene, ma viene gestita in modalità FIFO solo la parte pre-trigger. La parte post-trigger viene gestita in modalità strettamente sequenziale. Riempio la memoria con i punti, quando sono finiti i punti, la fotografia è completata e la porto sullo schermo. Il fatto di poter vedere punti che sono prima di un evento, oltre a quelli che sono dopo un evento, è il grosso, enorme vantaggio dell'oscilloscopio digitale rispetto a quello analogico, perché quelli analogici non erano dotati di memoria, non potevano... potevano solo visualizzare tutto quello che avveniva dopo un evento scatenante. Quindi l'oscilloscopio analogico era tutto rigorosamente post-trigger. Invece, in un oscilloscopio numerico, questo evento scatenante, questo segnale di riferimento temporale, è un segnale che può essere posizionato in qualunque punto della finestra di visualizzazione. Questa è una cosa estremamente, estremamente interessante. Immaginate di voler visualizzare dei fenomeni che avvengono una volta sola, no? Allora voi volete, al momento in cui c'è un fulmine,
e volete acquisire il segnale, una scarica in un dispositivo, e vi interessa anche vedere quello che sta che avviene subito prima della scarica, non soltanto quello che avviene dopo, e tutta la zona prima nell'oscilloscopio analogico era assolutamente non visualizzata. Questa modalità con cui vi ho raccontato come funzionamento della memoria dell'oscilloscopio è la modalità di funzionamento in quello che si chiama tempo reale, real time. Quali sono i limiti in un oscilloscopio al funzionamento in tempo reale? I limiti sono strettamente connessi al rispetto del teorema di Shannon o teorema di Nyquist, nel senso che voi sapete bene che ci dice il criterio di Nyquist che io posso ricostruire un segnale in maniera corretta solo se la frequenza di campionamento è, e penso che su questa cosa si è soffermato anche il professore Gabiglione quando ha parlato di sistemi di acquisizione dati, è maggiore, uguale di due volte la frequenza massima contenuta nel segnale. Quindi vuol dire che se avete una frequenza di campionamento di 1 GHz potete ricostruire correttamente segnali con frequenza non maggiore di 500 MHz. In realtà il teorema di Shannon è un teorema matematico, cioè si può dimostrare matematicamente che io posso ricostruire correttamente un segnale se ho almeno due punti a periodo. Ora vi invito un attimo a immaginare come possa visualizzare correttamente un segnale di cui ho preso solo due punti in un periodo. Se io ho un segnale e di questo segnale ho preso un punto qui e un punto qui, mi dite io come posso leggere questo che c'è in mezzo, non c'è. Ok? Ci stanno solo due punti. Allora, la realtà è che, se non rispetto il teorema di Nyquist, sappiamo che scatta il problema dell'aliasing. Ok? C'è un problema nel caso degli oscilloscopi che va sotto il nome di aliasing percettivo. Cioè non è matematico, ma è legato alla mia incapacità di interpolare con l'occhio tra due punti. Tenete presente che gli oscilloscopi, potete chiedere all'oscilloscopio di non darvi solo i punti, ma di collegarli con delle curve interpolanti, o con delle rette, o con delle sinusoidi, però comunque stanno poco da fare. Se voi avete due punti, la vostra ricostruzione non è fattibile. L'aliasing percettivo vi richiede, per evitare l'aliasing percettivo vi richiede 5-6 punti a periodo perlomeno. Allora, se voi avete 5-6 punti a periodo opportunamente interpolati tramite o rette o tramite dei pezzi di sinusoide, voi effettivamente il vostro oscilloscopio è in grado di farvi vedere quello che è quello che è. E cosa succede se io ho segnali con frequenza più elevata? Non posso proprio utilizzare l'oscilloscopio. Esistono non tutti gli oscilloscopi, ma molti oscilloscopi hanno anche la possibilità di effettuare un funzionamento non in tempo reale, ma in tempo equivalente. Cos'è il funzionamento in tempo equivalente? Intanto il funzionamento in tempo equivalente è applicabile esclusivamente per segnali che siano ripetitivi.
non va bene per qualunque segnale. Attenzione, vi ricordo, il segnale ripetitivo è una categoria, quella dei segnali ripetitivi, più ampia dei segnali periodici. I segnali periodici sono tutti segnali ripetitivi, ma un segnale ripetitivo è uno che dopo un tempo, che può essere variabile, ripete gli stessi andamenti. Immaginate che state trasmettendo un segnale binario, trasmettete il segnale, poi dopo un certo periodo ritrasmettete lo stesso segnale. Il tempo tra le trasmissioni può essere variabile, ma se il segnale è lo stesso, quel segnale. Funzionamento in tempo equivalente, abbiamo due funzionamenti possibili in tempo equivalente, sincrono e asincrono o casuale. Allora, in cosa consiste il campionamento in tempo equivalente di tipo sincrono? Immaginate di avere questo segnale. Per semplicità vi ho detto che posso avere segnali anche più complicati, ma immaginiamo di avere un segnale periodico che ha una frequenza troppo elevata. Ok? Allora io che cosa posso fare? Non riesco a prendere due segnali a periodo. Allora io prendo un primo punto. Lascio passare un certo numero di periodi, magari anche solo uno, e poi prendo un valore che è distante delta t dal punto precedente. Vuol dire che il tempo di campionamento è pari a n volte t, cioè un certo numero di periodi, più delta t. Il terzo punto dove lo prenderò? Io aspetto un periodo e poi mi sposto di delta t. Quindi i punti che sto prendendo sono questi. Poiché il segnale è ripetitivo, il fatto che io li sto prendendo in periodi successivi, essendo ripetitivo, posso poi riportarli sullo schermo distanti tra loro delta t e non nt più delta t. Cioè, se vedete questa croce, questi quattro punti che vi ho disegnato, sono gli stessi che otterrei se io fossi in grado di campionare con una frequenza di campionamento delta t. Quindi vuol dire che la frequenza di campionamento FC effettiva è 1 su T con C, ma la frequenza equivalente è 1 su delta T. Capite che a questo punto non ho praticamente limiti alla frequenza del segnale da poter rappresentare. Perché? È perché posso far passare quanti periodi voglio, cioè se il segnale è molto veloce e farò passare tanti periodi e poi mi sposto in delta t. Faccio passare tanti periodi e poi mi sposto in delta t. Ok? E poi io li rappresento sullo schermo spostandoli semplicemente di un semplice delta t sullo schermo. Questo è la modalità sincrona. Attenzione! Sempre qualche vostro collega all'esame dice la modalità sincrona si applica quando conosco il periodo del segnale. L'oscilloscopio conosce sempre il periodo del segnale. Chi è che conosce il periodo del segnale? Il circuito di trigger. Perché il circuito di trigger tira fuori un impulso ogni periodo. Quindi il periodo del segnale lo conosco sempre. In questo tipo di soluzione non solo lo conosco, ma utilizzo il trigger, nel senso che io prima di spostarmi delta t conto un certo numero di impulsi di trigger, aspetto 5 periodi, 5 impulsi di trigger e poi aspetto delta t. Conto 5 impulsi di trigger e mi sposto delta t. Ok? Quindi è una modalità in cui
utilizzo la conoscenza del periodo. Ok? La modalità asincrona prevede invece che io campiono, usando un termine tecnico, a rogoglio voglio. Vado là e campiono. Prendo i punti così come mi capitano. Vuol dire che se questo è il segnale, io prendo un punto qui, poi lo prendo qui, poi lo prendo qui. Ovviamente sto andando, ho una certa frequenza di campionamento, quindi una certa distanza tra i punti che è sempre la stessa, perché campiono con un certo, con una certa frequenza di campionamento, e prendo i punti così come capitano. Qual è il problema di una soluzione del genere? Che mentre nel campionamento in tempo reale, io quando li andavo a mettere sullo schermo, li mettevo a distanza t con c. Quando campiono in tempo equivalente, li metto sullo schermo a distanza delta t. Quando sto campionando in modalità a tempo equivalente, non so questi punti, questi valori di tensione, io qua ho preso 0, ho preso 1,35 volt, meno 1,2, più 0,6, ma poi come li vado a mettere sullo schermo? Allora, il modo per metterli sullo schermo è dotare questi punti, per poter disegnare un punto su una mappa che è una mappa tensione-tempo. In quegli altri casi io il tempo lo conoscevo, in questi casi, poiché non conosco il tempo lo devo andare a misurare. Quindi io misuro ogni volta la distanza delta t con i, perché qua avrò v con i, da cosa? E dal mio riferimento temporale, dal trigger. Quindi, benissimo, questi 1,2 volt è 3 millisecondi dopo il trigger. Quest'altro è 7 microsecondi dopo il trigger. Quindi sono in grado poi di andarli a collocare correttamente nello schermo. Allora però, quello che sta sotto questa cosa, dobbiamo fare qualche... vi faccio un esempio per far capire che la cosa non è banale come sia. Allora, immaginiamo di avere un segnale che ha una frequenza molto alta, per cui voglio applicare questo tipo di campionamento. Voglio vedere di questo segnale una finestra che è grande, ad esempio, un microsecondo. Voglio visualizzare un microsecondo di questo segnale. Immaginiamo di avere n pari a 1000. In questa finestra di un microsecondo devono entrare 1000 punti. Che vuol dire? Vuol dire che il delta t tra i punti è un nanosecondo. Ok? 10 a meno 6. Se tutto quanto è un microsecondo, ogni punto deve essere distante un nanosecondo. Benissimo. Poi decido di avere m pari 300 e n meno m 700. Che vuol dire che questo microsecondo voglio vedere 300 nano prima e 700 nano dopo il trigger. Ok? 300 punti prima, 700 punti dopo. Allora, cosa mi può succedere? Mi può succedere vari casi. Allora, abbiamo detto che ogni volta che converto una tensione campionata in modo qualunque, misuro anche la distanza dal trigger.
Questo giusto per conoscenza, viene fatto con un circuito che, almeno dal punto di vista di chi ama le misure, è molto divertente, si chiama interpolatore fine, c'era, in passato mi capitava degli anni anche di descrivervelo, ma semplicemente perché è un circuito doppia rampa in cui anziché essere misurato, essere utilizzato per misurare tensioni, viene utilizzato per misurare tempi. Se immaginate che il doppia rampa faceva delle misure di tempo per misurare una tensione, si può anche capire che può usare le tensioni per misurare i tempi. Comunque, interpolatore fine in grado di fare misure al picosecondo, misure molto accurate. Va bene. Allora, che mi può capitare quando io ho preso un campione e ho misurato la sua distanza al trigger? Immaginate che mi capita un punto che è distante dal trigger 35,7 nanosecondi. E ogni punto è caratterizzato da un nanosecondo. Mo 35,7. Dove lo metto? Cioè, in quale, questa immaginate, avete 1000 locazioni di memoria. Lo piazzate nella casellina 35, nella casellina 36 o lo buttate? Allora, se voi aspettaste di prendere il punto 35 nanosecondi, il punto 36 nanosecondi o il punto 37, cioè i punti precisi delle locazioni di memoria, non le prendereste mai, no? Statisticamente improbabile. Allora, in realtà, come funzionano questi oscilloscopi? Con delle, quelle che si chiamano delle specie di time slot, nel senso che è vero che è un nanosecondo, ma è un po' più chiatto del nanosecondo. Quindi magari il punto 35,7 magari lo butto, però da 35, da 34,8 a 35,2 lo metto in 35, da 35,8 a 36,2 lo metto nel 36. Quindi intanto mi serve avere un concetto di time slot. Se mi arrivano due punti che vanno nello stesso time slot, a seconda del costruttore, ci può essere un costruttore che decide che butta il primo e un costruttore che decide che prende i due valori e li media, oppure un costruttore che decide che prende i due numeri e ne disegna sullo schermo l'inviluppo, minimo e massimo. Quindi capite anche che la memoria di visualizzazione è un pochino più complicata, cioè se io voglio scrivere un inviluppo vuol dire che in ogni punto ho due informazioni. Quindi una prima cosa è che i punti non sono time slot. Poi che succede? Allora, misuro che sta a meno 320 nanosecondi dal trigger. E questo è troppo presto, quindi questo lo butto. A meno che a questo punto io devo misurare la distanza dal trigger precedente e dal trigger successivo, perché potrebbe capitare, è vero, è troppo presto, ma magari rientra nella finestra successiva. Quindi ogni volta, ogni punto, ne misuro la distanza dal trigger precedente e dal trigger successivo e capisco se in qualche modo rientra all'interno di questa finestra. Vedo se può andare in un time slot. Quindi, come mi accorgo che c'è un oscilloscopo che funziona in tempo equivalente asincrono? Che mentre normalmente io il segnale lo vedo disegnarsi sullo schermo in maniera continua, in un caso del genere vedo il segnale che mi si va a disegnare per punti che avvengono casualmente in momenti successivi. Dopo qualche millisecondo, vedete, dopo qualche secondo, il segnale lo vedete sufficientemente riempito e quindi il segnale, diciamo, è un segnale su cui potete fare delle misure. Misure. Come si fanno le misure su un oscilloscopio? Poi invito tutti, come anche per le altre esercitazioni, a
vabbè, chi di voi verrà in laboratorio, ci sono due esercitazioni sull'oscilloscopio, quindi avrà il modo di toccare con mano questo strumento. Io, diciamo, tra gli strumenti che utilizziamo, un multimetro alla fine, anche uno che non l'ha mai toccato, i tasti non sono tanti e sono sempre abbastanza, tutto sommato, autoesplicativi, è più facile usarlo, è più facile non sbagliare. Un oscilloscopio è un oggetto un po' più complicato. Io ricordo che noi, ma era veramente tanto tempo fa, ero studente di elettronica, noi avevamo il corso di elettronica prima del corso di misure, e per farci vedere delle cose ci misero un oscilloscopio. E per noi questo era un oggetto magico, toccavamo i tasti in maniera casuale, poi improvvisamente vedevamo quello che si doveva vedere, non tocchiamo più niente. Ricordo anche che una volta prestammo un oscilloscopio, avevamo prestato un oscilloscopio a un nostro collega docente di altra materia, poi lui ce l'aveva restituito, poi ce l'aveva chiesto di noi, gliel'avevamo ridato, e lui ha detto: ma avete toccato le impostazioni? E dico: sì, abbiamo usato, perché purtroppo, diciamo, a valle di un corso del genere, con due esercitazioni in cui avreste potuto prendere dimestichezza, dovreste diventare di quella categoria di persone che davanti a un oscilloscopio è in grado, tutto sommato, di avere padronanza. Allora, vi dicevo, l'oscilloscopio ci serve per fare misure, non è il suo obiettivo principale, nel senso che le misure su un oscilloscopio si fanno con precisioni che non sono particolarmente spinte. Se io devo fare una misura precisa di ampiezza uso un multimetro, se io devo fare una misura precisa di tempo e frequenza uso un contatore, però posso fare una misura al per cento, adesso anche un po' al sotto del per cento, sulle ampiezze, sui tempi, diciamo, posso muovermi con una certa disinvoltura. Allora, vi dicevo, in che modo faccio le misure? Allora, ci sono un certo numero di modalità, diciamo sostanzialmente tre modalità per fare le misure. Una è la modalità più antica, quella di contare i quadratini. Allora, immaginate di avere sullo schermo, allora sullo schermo generalmente avete, lo schermo è fatto, caratterizzato da una griglia. È una griglia che prevede 5 divisioni, si chiamano divisioni i quadratini, i trattini orizzontali. Avete 10 divisioni orizzontali, generalmente, e 8 divisioni verticali. Quindi avete una griglia 10x8. E come fate a misurare un'ampiezza? Ogni quadratino ha anche qui 5 tacchettine. Quindi voi potete tranquillamente contare quanti quadratini ci sono. Un quadratino, 2, 3, 3, se sono 5 quadratini, 5 tacchette in ogni quadratino vale 0,2. Quindi se fossero qua 4 tacchette, vuol dire che questo sono 3,8 quadratini. Allora, il quadratino non è un'unità di misura, nel senso lo strumento vi deve dire quanto vale il parametro di vostro interesse. Volt a divisione. Tramite questi comandi voi fissate la scala in termini di volt division. Nell'oscilloscopio numerico il volt division lo trovate in quelli analogici, lo trovavate sopra al nottolino in cui variavate amplificazione e attenuazione, qui lo trovate scritto sullo schermo. Quindi sullo schermo trovate 3 volt a divisione. Contate 1 volt a divisione, 0,5 volt a divisione. Contate il numero di divisioni, moltiplicate per il numero di divisioni che avete contato e ottenete la misura. Che incertezza gli associate? E associate sostanzialmente l'incertezza legata alla risoluzione. Nel senso che voi riuscite a leggere la tacchettina e quindi avete una incertezza pari, in questo caso, a immaginate di avere un volt a divisione. Se siete in grado di leggere anche la mezza tacca, avete una risoluzione di 0,1 volta a divisione, quindi l'incertezza è 0,1 di misura di calcolo.
Allora, in realtà, nella stragrande maggioranza degli oscilloscopi numerici, il costruttore vi rende disponibili anche i cursori. I cursori sono molto comodi perché sono delle righe verticali o orizzontali che si possono spostare con un ottolino opportuno e che si spostano di punto in punto, perché al di là del fatto che voi questa la vedete come una curva continua, questa è fatta di valori acquisiti. Se sono molti, sono uno vicino all'altro, oppure se sono più distanti è frutto di un po' di interpolazione. Però voi col cursore vi spostate in maniera tale da poter posizionare molto bene la linea sopra il valore massimo, la linea, immaginava lo zero, o se dovete fare un picco picco, al valore minimo, e su una zona dello schermo vi viene dato il delta Y direttamente in tensione, cioè lui automaticamente sa quanto vale la scala dei tempi e quindi vi dà il valore della misura in tensione. Su questo, nelle specifiche che trovate fornite dal costruttore, trovate l'indicazione di che incertezza, come si calcola l'incertezza dovuta con una misura tramite cursore. Terza modalità con cui potete fare misure con l'oscilloscopio numerico, c'è una zona dell'oscilloscopio che ha un tasto che si chiama Measure, per cui voi potete chiedere che sullo schermo, in una zona dello schermo, vi dia ad esempio valore massimo, valore efficace, cioè direttamente un'elaborazione. Anche su queste elaborazioni il costruttore vi dà il calcolo e l'incertezza. Il modo più accurato di fare le misure è quello con i cursori, cioè in cui l'elaborazione poi la fate voi. Siccome lui per fare il valore efficace deve fare dei conti, deve fare delle approssimazioni, alla fine l'elaborazione fatta da lui la potete sicuramente utilizzare, ma generalmente è caratterizzata da un'incertezza peggiore di quella che potete viceversa ottenere tramite i cursori. Quindi, diciamo, durante le esercitazioni andrete a potrete fare un certo numero di misure di grandezza. O tenete presente che potete fare misure di ampiezza, volta divisione, ragionate su questo. E potete fare misure di time division, per cui lavorando sulla frequenza di campionamento voi potete fissare quelli che sono i secondi a divisione, quello che si chiama time division, il tempo a divisione. E quindi ognuno di questi 10 quadratini potrà valere un secondo, un millisecondo, 10 millisecondi, 10 nanosecondi, e in maniera tale che potete poi, con i cursori verticali, perché per fare misure di tempo e frequenza avete i cursori verticali, potete fare misure di periodo e di frequenza. Per chi non va in laboratorio, vi consiglio di vedere le registrazioni delle esercitazioni, perché si vede il sottoscritto piuttosto che il professore Laracca, che abbiamo registrate durante il lockdown precedente, stavamo facendo il corso di misure industriali, quindi si vede come è possibile fare delle misure accurate con l'oscilloscopio usando cursori, usando queste altre grandezze. Altre cose le troverete proprio dette durante, perché raccontare le cose su schermo piuttosto che raccontare vicino allo strumento è più, quando lo strumento è un po' più complicato, è meno efficace. Ci sono ad esempio quasi tutti gli oscilloscopi hanno anche la modalità high resolution. La modalità high resolution si basa sul fatto che lui sullo schermo non mette il segnale campionato una volta, ma fa 10 acquisizioni e fa la media di 10 acquisizioni. Fa la media di 100 acquisizioni. Potete fissare quante acquisizioni potete fare. In quel caso, facendo la media,
mediate eventuale rumore. Quindi vedrete che sullo schermo, se avete un segnale un po' confuso, se andate a fare la high resolution, vedete che la traccia che è larga diventa una traccia più stretta, perché si riesce a guadagnare, a mediare l'eventuale rumore sovrapposto. Questo soprattutto quando avete segnali diciamo di intensità molto piccola o a frequenze elevate. Ok, io sull'oscilloscopio non vi aggiungerei oggi altro. E vi ripeto, vi invito a vedere le registrazioni delle esercitazioni e chi potrà venire a farle. Insomma, fate in maniera tale che almeno una decina di voi, essendo ogni gruppo, voi siete otto gruppi, due esercitazioni sull'oscilloscopio, almeno 16 persone possono mettere le mani sull'oscilloscopio. Insomma, vi consiglio di farlo. Non è un caso che in un momento di lockdown nelle regioni, tranne quelle rosse, per l'università la parte che è restata comunque in presenza sono restati i laboratori. Questo è un segnale importante proprio come messaggio, cioè se il corso è un corso che ha del laboratorio, quella è una cosa che c'è poco da raccontarvela, c'è poco da farvi vedere Giovanni Betta che mette le mani sopra l'oscilloscopio. Se ci potete mettere le mani voi, la qualità dell'apprendimento è insostituibile. E siccome lo facciamo con la massima garanzia della sicurezza per tutti, vi consiglio di fare. Se non ci sono domande, io interromperei comunque la registrazione.